La superiore ti aspetta. Sono pronta. Posso tenerle per ricordo? Come vuoi. Daniela De Marchi, fra pochi istanti varcherai la soglia di questo santo luogo ed affronterai il mondo esterno, un mondo fatto di brutture, di sentimenti laidi permeati di materia, un mondo pieno di pericoli per l'integrità della tua anima fortificatasi giorno per giorno alla luce del nostro insegnamento. Mi auguro che tu possa giovarti del sicuro aiuto dei tuoi genitori. Ricorda che il caldo rifugio della famiglia rappresenta ancora il più valido baluardo contro il vizio e la perversione. Non dimenticare quanto ti è stato insegnato nei lunghi anni di formazione trascorsi in questo collegio. Ricorda che il peccato ti rende immonda. Fuggi dalla tentazione o sarai dannata in eterno. Non dimenticarlo. Il fuoco purificatore di Dio ti divorerà. Il peccato ti rende immonda, sarai dannata in eterno. Sarai dannata in eterno, il fuoco purificatore di Dio ti divorerà. Non pensare agli uomini. Sono malvagi, noi non abbiamo bisogno di loro. Sono cattivi, fuggi gli uomini. Fuggi dalle tentazioni, sarai dannata in eterno. Il peccato ti rende immonda, sarai dannata in eterno. Mia madre è morta 10 anni fa. Tuo padre non ha reputato opportuno che io ti informassi prima d'ora. Si è sposato di nuovo una brava ragazza. Sarà un intrigante, non voglio vederla. Sarà la tua nuova educatrice, le dovrai rispetto e ubbidienza. Le nostre ragazze ci sono molto affezionate. Ah, ecco la superiora. Ecco tua madre, Daniela. Su, salutala. Lieta di conoscerti, cara. Mi chiamo Marta. Mm.
Sei rimasta sorpresa nel vedermi o sbaglio? Tuo padre non ti ha mai parlato di me? È più di un anno che non lo vedo. Devi capirlo, Daniela. Un uomo della sua età ha bisogno di rinnovarsi per sopravvivere. E tu lo hai rinnovato? Sono stata io a chiedere a tuo padre il permesso di venirti a prendere, Daniela. Ho preferito conoscerti subito. Rompere il ghiaccio, come si dice. Vedi, stai per conoscere la tua famiglia. Praticamente per te è tutto nuovo. Me compresa. Tuo padre mi ha detto che sei entrata in collegio a 4 anni. È evidente che dopo tanti anni i tuoi ricordi saranno un po' confusi. Già. Beh, a casa ti attendono con molta ansia e molto affetto. E personalmente spero di diventare presto la tua migliore amica. Vuoi? Chi sono quelli? Vieni qui, su. Dai. No! Straccioni. Ecco che cosa sono. Ho detto a tuo padre di farli cacciare via. Si sono accampati al confine della nostra proprietà e non hanno intenzione di andarsene. Che noia vi danno? Noia? Tu non li conosci. Sono anarchici senza morale. Odiano chiunque possegga un po' di denaro. Si drogano, rubano e vivono in promiscuità. Ti basta? Vivono in che cosa? Lascia perdere. Siamo arrivate. Ci siamo stabiliti qui in provincia di Venezia. Una villa coi fiocchi. Pensa che una volta nella villa c'era il knight più famoso della regione. Tutta questa terra è di papà? Sì, è nostra. Porta la macchina in garage. Sì, signore. Ti vuoi levare di lì? Ma chi è quello? È Marco, il figlio del vecchio fattore. Si occupa lui della proprietà. Bel maleducato. È il suo modo di fare. Vieni, cara. Tuo padre ti sta aspettando. Vogliamo sbrigarci? Possibile che per fare un busto che vuoi a tanto tempo? Commendatore, se la continua così, io vo via. Sì, certo che mi disturba. Ma cosa vuole? Ma che lo ha dito, li licenzi? Ma che mi frega della commissione interna? Dia una gratifica al capo della commissione interna e vedrà che se ne sbatte e vale dei diritti dei lavoratori del popolo democratico. Intesi? Bellino. Bene, vada avanti lei. Meno male. Poi vorrai rinfrescarti. Ah, ecco papà. Ciao, papà. Oh, ciao, scusa un attimo, sono da te. Sì. Maledizione, ma è possibile che debba dirle sempre tutto, Marchetti? È un galeruota, accidentaccio! Anche i pezzi grossi mangiano. Ma me ne sbatto e vale che un ministro vuol capire che gli sghei non fanno schifo a nessuno? E non mi rompa più le scatole con queste idiozie, è chiaro? Oh. Carlo, tua figlia è arrivata e ti vuole salutare. Ah, mia figlia, è già, naturalmente. Come stai, cara? Tesoro, e come è andato il viaggio, eh? Bene, papà. Sono contento, sono contento. Amore, ecco. Anima mia, che gioia vederti!
Mi sembra un secolo dall'ultima volta che ti ho tenuto tra le braccia. Fatti guardare. Ma sei uno splendore, una donna, Amy, un gioiello. Per l'amor di Dio, la vuoi piantare? Scusa, non farci caso, mia sorella è un po' svitata. Vieni che ti faccio vedere la stanza che abbiamo preparato per te. Vieni. Ecco, di qua. Ciao, cuginetta. Ti piace? Togli subito quella porcheria dalla parete. Allora sai di che si tratta. Credevo non ne avessi mai visti. Intendo al naturale. Se ti interessa, sappi che questa è la prima volta. Tu sei Stefano, il figlio di Zei, mi immagino. Già, e tu sei un ipocrita. Se non l'hai mai visto, perché ti scandalizzi? Sono affari miei, vattene. Non ti incazzare, mica ti mangio. Senti... Se ti do 3.000 lire, ti fai fotografare così? Ma siete tutti matti in questa casa. Sai una cosa? Sono proprio contento che tu sia tornata tra noi in famiglia. Davvero? Certo, hai un culo da premio Oscar. Le mutande. Cosa? Avvicinati. Che? T'ho detto da levarti le mutande. Oh. Mica mi sei piaciuto tanto, sai? Amperissa matta. Dammi la rivoltella. Guarda questa. Uno, due. Ma che me ne metti mina solo? Sono anche troppe. Oh. Ci vediamo domani, eh? No, tu giovedì. Giovedì? Domani tocca a Mario, avvertilo. Ma mi vedi sta sgallettata. Teo. Però il 50% è strozzinaggio. Chiamalo come vuoi, ma le cose stanno così. Basta alla vista, amico. Ma va... No, ti prego, non insistere. Adesso non posso. Sì, non posso parlare. È pericoloso. Ti dico che non posso, veramente. Senti, ti richiamo, eh? Devo riappendere. Ciao. Ciao, bellezza. Ciao. Con chi stavi parlando? Con nessuno. Ti ho sentita. Hai detto, devo riappendere. Ti sei sbagliato. Non ho mai detto una cosa simile. D'accordo, stavolta vinci tu. Ma prima o poi ti becco. E allora? E allora per te saranno cazzi amari, bellezza. Cazzi amari. Molto fine. Sogni d'oro? Thank you.
Avanti! Ma accidenti, ma perché non ti bussi sempre allo stesso modo? Perché? Perché me lo scordi. Ti ha portato altro materiale? Fai vedere. Ho capito quanto. 30.000. Ma che fai, giochi a rialzo? Mica è una mignotta come quelle che nascondi lì sotto. Ma come cavolo fai a sapere? Beh, lasciamo perdere. Te ne do 20 e sparisci, ciao, te. Va bene. Un momento, senti, ma non mi hai fatto la relazione serale su mia moglie? Non l'ho fatta perché non c'è niente da dire. E non ha fatto neanche una telefonata, ti sei sicuro? Neanche una. Benedetto il cielo, va. Ciao, zio. Ciao. Ma cosa fai? Vuoi morire? Me lo dà un passaggio? Chiama il tuo autista, è un padre che possiede 5 macchine. Questo è uno strumento di lavoro, lo sapevi? No, e non me ne importa nulla. Io voglio montare qui sopra. Va bene, sali. Senta, ma lei ce l'ha col prossimo o sbaglio? Diciamo che non ho motivi sufficienti per amarlo. E per odiarlo? Parecchi. Si riferisce al prossimo in generale o a qualcuno in particolare? Beh, non ho avuto la possibilità di conoscere tutti i miei simili, perché credo che si tratti di qualche miliardo di persone. Vedi, sono nato e cresciuto qui. Mio padre curava questa terra per conto della tua famiglia. E il padre di mio padre anche. L'unico oggetto di studio per me è stata la tua famiglia. Che non le piace molto. Francamente no. Ma guarda che per me non è un problema. Ecco, vedi, io non sopporto quelli che sfruttano i poveri e che possiedono più del necessario. E quelli che fingono di essere quello che non sono. E poi non sopporto le ragazzine che rompono le palle a chi lavora. Mi faccio scendere. E va bene. Ma non allontanarti troppo. E perché? Da qualche giorno bazzica gente strana da queste parti. Ce l'ha anche con gli hippie lei? Io ti ho dato un consiglio, poi fai quello che credi. Infatti. Andiamo, su. Mi lasci! Vuole sapere chi siamo? Mazzatella è tua, è vero?
È di mio padre. Ho sentito dire che voi non avete piacere che noi stiamo in questa tenuta. Ma io non so niente. Ah, la bambina non sa niente. Però quello che dobbiamo fare noi lo sappiamo. Forza! Ora ti daremo una bella lezione. No. Così servirà d'avvertimento. Lasciatemi. A tutti. No! Oh, basta! No! Lasciatemi! No! Lasciatemi! Aio! Via! Oh, ma che sei matto? Stai ma scherzando? Via, deficiente! Ma chi te conosce? Forse, Madonna! Forse è meglio che ma scherzare con una, mo! E dai, presto. Quelli sono così incazzati con tuo padre che sarebbero capaci di combinare ancora qualche guaio. Con mio padre? E perché? Ah, non lo sai. Domandalo a lui, perché? E su, sbrigati. È inaudito, è incredibile, è spaventoso! Non c'è più ordine, non c'è più religione, non c'è più morale! Io non so dove andremo a finire da questa parte! Ma darling, io non lo so. Vieni qua. Non ci straziare l'anima! Ma certo, altro da pensare, la signora! E intanto questi straccioni li cacci da una parte e ti rientrano dall'altra! Sono degli zingari, te lo dico io! Potresti andare a parlarci? Con chi? Con quegli anarchici? Poverini, sono meno cattivi di quanto sembrano. Tutti li prendono a calci, per questo reagiscono. Ma scusa tanto, ma tu come fai a saperlo, eh? Come fai? Lo so e basta. Lo so e basta. Mamma ha ragione. Già arrivano lui. Ce l'hanno con te perché li vuoi cacciar via. Prova a trattarli come esseri umani. Falli restare qui, nelle nostre terre, dove si trovano. E vedrai che non ti romperanno più le scatole. Ai! Cosa ti dicevi? Che non ti romperanno più le scatole. Potresti aver ragione. Va bene, ci andrò. Non sarebbe più prudente farti accompagnare dal maresciallo? A quale maresciallo? Non ho paura. Tu piuttosto non andrai più in giro sola, capito? Hai ragione, ci penserò io, Daniela. Bravo, sempre insieme dovete restare, come due sorelle thailandesi, siamesi, come si dice. Potrei fare delle gite, mostrargli il paese. Tu conosci Venezia? L'ho vista solo in fotografia. Allora sarà un'ottima occasione per vederla con i tuoi occhi. Va bene. Bene. Io vado a parlare con quella gentaglia, eh? Ciao, ci vediamo. Michele, ciao, ci sono riuscita. Il vecchio mi lascia libera. Sì, sarò a Venezia. Non sarò sola, con una donna. Sta tranquilla, è una ragazzina la mia figliastra. In qualche modo la sistemo. Non preoccuparti, amore. Ciao. Cosa fai qui? Ti stavo aspettando, mi sembra chiaro. Esci immediatamente.
lascia libera. Sì, sarò a Venezia. Non sarò sola. Con una donna. Sta tranquilla, è una ragazzina la mia figliastra. In qualche modo la sistemo. Non... Un'ottima incisione, Stefano. Che intenzioni hai? Dipende. Potrei consegnare il nastro ad un avvocato. Perché se ne serva contro di te in una causa di divorzio. Oppure? Te lo dirò di volta in volta. Superare i 200! Dai, più sento, dai, devi superare te stesso! Ti piace lo spettacolo? Ti abituerai. Fammi passare. Sei proprio una bambina. Ti sbagli. Non sono affatto una bambina. Ecco, vede che io stavo cercando una cosa qui per caso e... Ma li mortacci, insomma, le faccio, vado io. No, 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 è che io devo aver sbagliato il culo. Perdono strada, scusi, eh. Fattene, siamo davvero. Bella giornata, eh. Salve, un po' permaloso, ma buono.
Allora, vogliamo fraternizzare, eh? Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi, intanto un po' sentire! Allora, che ne direte di parlamentare? Datemi del matto, ma io sto male qui, eh! Intanto non ci hai ancora detto chi sei. Io? Già, succede a volte che distratto. Lo so io chi sei. Chi sono? Sei un Pluto, uno schifosissimo Pluto. Un che? Un plutocrate. Uno sporco capitalista, un affamatore di popolo. Non è vero. Ma ragazzi, io non c'ho una lira. Sono anarchico come voi. E allora perché sei qui? Non sei mica un contadino? No, è che ho un cugino ricco, sì. Mi dà da mangiare. Ho un po' poco perché è tirchio, ma me ne dà. E chi è? Carlo, Carlo De Marchi. Hai detto De Marchi? Che ho detto? Non dovevo dirlo. Carlo De Marchi, hai detto? Sì, 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 che ho detto di male? Avevamo deciso di metterti le budella in mano. Oh, no. Ma forse puoi cavartela. Ah, bene, troppo buono. Tu la conosci, la casa di quel porco? Di quale porco? Di Carlo De Marchi. Ah, certo che la conosco, come le mie tasche, sì, sì. Cosa volete farmi? Che ho fatto? Che fate? Apri bene le orecchie. Sì, 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 come no, le apro, eh. Tu organizzi tutto, ci accompagni di notte nella villa del porco. Porco? Prendiamo il malloppo e dividiamo tutto. Dividiamo tutto? Tutto. Noi la conosciamo, la proprietà privata. Allora, d'accordo, verrò da voi dopodomani nel pomeriggio. Ok, ma non ti salti in mente di farci qualche scherzo, eh? Oh, no, 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 no. Ti abbiamo avvisato. Slegalo. Oh, sì, sì. Dai, che sto tanto male qui. Il campanile di San Marco, le gondole, risi e bisi. Vedrete che vi divertirete. Buongiorno, sono Senta, posso chiederle un favore? Sì? Ecco, mi occorrerebbe un pezzo di ricambio per il trattore. Eh? Sa, purtroppo il concessionario è a Mestre. Ah, beh. Potrebbe venire con noi, siamo diretti a Venezia e passiamo per Mestre. Sei d'accordo, Carlo? Per me, sì, se sì, vi fidate. Ottima idea, Marco è un autentico martino. Con lui sarete al sicuro. Sì, sì, accompagnala, è la mia autorizzazione, vai. Va bene, sì, va sì. Bene, vi accompagnerò. Beh, andiamo allora. Bravi, bravi, andate, andate. Buon divertimento, buon viaggio. Buon divertimento, Marta. Thank you.
Approfitto di questa occasione per fare un salto a salutare mia zia Francesca. Non la vedo da più di 3 anni. Non posso venire anch'io? Ma no, tesoro. Con tutto questo splendore a tua disposizione sarebbe un vero peccato. Marco ti farà da guida. Ci troveremo qui alle 6. Ciao. A presto. Mesi dall'inizio della nostra relazione, lei è rimasta incinta. Io ero terrorizzato. Lei non sapeva mai prendere un'iniziativa. Allora decisi io, la portai da un ginecologo. Sì, sai, di quelli che fanno aborti in ripetizione, ecco. Lei era debole di cuore. E morì per un collasso durante l'operazione. E tutto questo per ignoranza. Eh sì, perché il sesso è una cosa bellissima, ma... però bisogna conoscerlo, bisogna impararlo. Impararlo come si impara l'alfabeto. A noi, col sesso, non facevano che terrorizzarci. L'inferno, il peccato, tutte cose terribili. E poi esci e ti accorgi che la vita è tutta una mucchiata. Anche questo t'hanno insegnato in collegio? No, l'ho letto. E dove? Su una rivista che mi ha dato Stefano. C'erano anche delle fotografie sconce. Tuo cugino è un porco. Che hai detto? Che non devi leggere quell'Uridum. Prima dici che bisogna conoscersi sessualmente e poi parli come la madre superiore. Ma no, sei proprio tutta da rifare. Non c'è niente di sporco nel sesso, ma dipende da te, da quello che hai dentro. Lo sei anche tu come la tua famiglia. Cos'hai da dire sulla mia famiglia? Vabbè, lasciamo perdere. Oh, no, non lascio perdere niente. Cos'hai da dire sulla mia famiglia? Che è un casino ambulante, lo sai benissimo. Se ti riferisci a zia Amy posso anche darti ragione. Zia Amy è soltanto un esempio e nemmeno il peggiore. Non vorrei riferirti a mio padre e a Marta. Sei uno sporco spregevole vigliacco. E tu una povera illusa.
Lasciami! Riportami da Marta. Ancora non so come, ma sistemerò la nostra situazione. T'accompagno. Voglio restare con te ancora un poco. No, preferisco di no. Ci sono Daniele e Marco che mi aspettano. Non vorrei che ti vedessero. Allora, presto. Non essere impaziente. Lascia fare a me, non te ne pentirai. Lo spero davvero. Contaci. Ecco Marta. Sta uscendo da un albergo. Allora, che ne dici di lei? Tua zia come sta? Bene, abbastanza bene. Le ho parlato di te, vorrebbe conoscerti. Uno di questi giorni andremo insieme a trovarla. Davvero? Mi farebbe tanto piacere conoscerla. Ma certo. Sono un po' stanca. Vado a riposare. Marta? Sì? Allora, grazie per la gita. Prego. Cioè, ma quando l'arriva? Mico de farsa? Il principale mi sta aspettando al lavoro. Arriva, arriva. E per prima cosa, ridammi le sigarette che ti ho dato. Certamente te volevi bidonarmi, eh? E per prima quella che ti sta spippettando. Oh, ma caffè, aspetta. Roba, ma cos'è? Sei emozionato? Ma filmato un momento, mi strangolo! Ah, vai, buona, vieni, vieni! Vieni! Dai, su! Dente me! Dai, su! Corri! Aspetta, cosa sei? Fammi vai, io sono arrivato! Fammi andare! Aspetta che c'ho quello scabellito! Cosa sei? Fammi vedere! Stanza. Non voglio vedere. Dai, non ho visto niente. Allora rivoglio indirio le mie sigarette. Zitto, sto zitto, allora zico, eh. Vabbè, Mona, oh. Guarda. Oh, mamma mia, la donna nuda. La zia nuda. Tutta nuda. Così. Leo, te pesi, sa? Sì. Se mi interrompi tu. Ma piantala di tremar, Mona. Non si vede uno strega. Guarda, guarda. Te pesi, sa?
sito. Sì. Vai, Mona. Ma vai, Mona, di. Occupato. Chi c'è? E chi sei lo? Il moro di Venezia. Amoro, taglia. Voglio vedere che succede qua dentro. Ma cosa vuole che succeda? Non succede niente. Ma come niente? Ma vedi sta paracula. Oh, strega, mi voglio vedere. E vi? Che cosa succede dell'Oca Bianca? Dai. Piano. Dentro. Oh, che bel castello, Marco di Rondirondella. Oh, che bel castello. Non gridare, vuoi svegliare tutta la casa? Piantala e vattene. E spegni quella lampada. Non ci penso neppure. E tu non accendere la luce. Preferisco così. Preferisci cosa? Vederti spogliare. Ombre e luci. È più emozionante. Io non ti permetto. Piantala, lo sai che non hai scelta. E se mi spoglio davanti a te, dopo te ne vai? Spogliati e non parlare. Prego, signore. Buongiorno. Però mica male. Niente bagno per oggi. Ci vorrà almeno una settimana per riempirlo. Non ho intenzione di aspettare tanto. Spiritoso. Secondo me quei due se la intendono. Che c'è? Vuoi ricattare anche lei? Non ci penso neppure. Sei tu la mia vittima preferita. Idiota. Oh, ti sei qui, Marta. Volevo avvisarti che sarò fuori un paio di giorni. Ho due o tre cosucce da fare a Milano. Beh, spero non ti dispiace troppo che non ti porti con me, eh? No, lo avrei preferito. Davvero? Sarà per un'altra volta, eh? Ciao, cara. Ciao. La possibilità di restare sola non ti entusiasma troppo. Infatti, e sai perché? Dimmelo. Perché ho paura che non resterò affatto sola. Ciao, cara, grazie.
ragazzi! Sono qui, eh! Oh! 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 Ehi là! Oh! Oh! Oh, eccomi qua, eh! Ehi là, come va? Va bene? Eccoli, sempre in gamba! Ehi là! Bella giornata, eh! Oh, oh, eccolo, sono qui, eh! Sei di parola! Credevo non saresti tornato. Beh, ogni promessa è debito. Oh, a mezzanotte dormiranno tutti come ghiri. Io vi guiderò, faremo un bel colpo. So dove tiene il denaro quel porco, sì. Ok, a mezzanotte. Oh, che noia. Non so cosa mi ha preso stasera, ho un sonno. Oh. Che ne direste di andare a dormire? Oh, beh, voi fate quello che volete. Io vado a letto. È un'ottima idea. Non ti pare, Marta? C'è là fuori qualcuno che invece non ha sonno. Chissà cosa vuole. Lo so io che cosa vuole, ma a me non me ne importa proprio niente. Non credo. Comunque fai male. Perché? Tu che ne sai? Che ne so? Mia cara, io queste cose le conosco troppo bene ormai. Perché in materia d'amore sei molto esperta, immagino. Davvero lo credi? L'ho sempre desiderato e non ho mai avuto il coraggio di accettarlo, l'amore. Non vendere mai te stessa per denaro. Prima o poi te ne pentirai. Devi sempre seguire il tuo cuore e lascia perdere il cervello. Siamo qua! Shhh! Vedi? Che belle! Shhh! Ma cosa te fassi? Venimo, venimo! Vai. Mamma mia! Che cool! Mi ci arriva primo. Entra, ostia. Sì, vai.
Ma sei sveglia? Ti stavo aspettando. Mica l'avevo detto che sarei venuto. Anche un idiota l'avrebbe capito. Senti, con questa storia del ricatto mi hai veramente rotto le scatole. Avanti. Fammi vedere che razza d'uomo sei. State zitti. E chi si ha parlato? Oh, senti un po', ma che è scemo? Scemo, eh? Ah, beh. Mamma mia! Cosa sei? Oh, so. Le mutande? Nasemo? Nasemo? Ma dopo? Dopo ci avemo. Sono pronto! Pronto! Figa questo, io meno. Cos'è che fate qui? Mani in alto! Oddio! Ah, ma guarda che bella riunione di famiglia. No, io no. Non mi conosco. Dunque, questo denaro è per voi. No, da mamma. Potete restare nella mia terra quanto vi pare. No, mi raccomando,
acqua in bocca. Ti preoccupa. Capito? Sì. Hai sentito che ha detto? Allora, chi lo do? Ciappa lì, che lascia, non mi spaventa. Lascia, questo lo pigliò lascia. Io. Vai via. Vedi. Vai. Mali mortacci. Dunque, miei cari, ora che abbiamo eliminato tutti gli elementi estranei alla faccenda, cerchiamo di sdrammatizzare la situazione. Fortunatamente, nessuno andrà in giro a raccontare quello che è accaduto qui. Tutto sommato, rappresentiamo pur sempre una famiglia unita. E voi sapete bene che su una famiglia unita che si fonda lo Stato, l'ordine è la morale. D'accordo, in questa casa la morale ha subito qualche lieve scosso, ma comunque nessuno di noi è esente da colpe. E poiché qualcuno prima di me ha detto chi è senza peccato scagli la prima pietra, a proposito di pietra non dimenticate che oggi alle 2 c'è la cerimonia in fabbrica, lasciamo perdere i sassi e sistemiamo questa faccenda nel migliore dei modi possibili. Oh, quanto a te, Emi, andrai a Udine a curarmi l'amministrazione del centro per senatori a riposo. Più giovane che ho 80 anni, quindi stiamo a posto. Tu, Stefano, andrai con tua madre. Tu credi col tuo sistema di risolvere tutte le situazioni, vero papà? E Marco, come pensi di sistemarlo? Marco, lo sistemo come ho sistemato tutto, Ma tu non hai ancora capito niente. L'unica da sistemare qui sei tu. Coglione. Non c'è nient'altro di sacro per te, tu e il tuo denaro. E che altro ci deve essere? Mi porta lassù, per favore, che non voglio sentirla. Questa è matta, chiudi la chiave, non voglio sentirla, via, via. Io? Avanti, poche storie. Daniela ha ragione. Ho detto che Daniela ha ragione. Ma come ti permetti? Anzi, vuoi sapere una cosa? Tu non ci crederai mai, ma ho preso una decisione anch'io. Ma quale decisione? Decisione? Qui se c'è qualcuno che decide qualcosa sono io. E ricordiamoci che alle 2 c'è la cerimonia nella nuova fabbrica. E con questo chiudo il discorso, chiaro? Sì. Posso? Daniela, sei delusa della tua famiglia, vero? Di papà soprattutto. Crede di poter comprare tutto con il denaro, ma ci sono cose che non si possono comprare. Per esempio, Marco. Sì. Vattene via con lui. E tu? Per me è diverso. Non sono libera, ma in qualche maniera farò, non ti preoccupare. Gli darei proprio una lezione a mio padre. Dici davvero? Hai qualche idea? Forse ce l'ho. Vieni con me. Andiamo. Questo giorno segna una nuova tappa nel trionfale cammino della moderna tecnologia. Noi dobbiamo ringraziare gli operai, i tecnici e Sua Eccellenza per il prezioso contributo dato. Adesso la Chiesa è passata al terzo posto, ma speriamo che rimonti. Ma soprattutto al Commendator De Marchi, principale artefice di questa fabbrica, va il nostro ringraziamento. E lo potremo persino definire compagno, se una superiore etica politica ce lo permettesse. Carlo De Marchi... Adesso chiameremo compagno anche Sua Santità. E buonanotte al secchio. Un uomo che ha tutti i requisiti per essere definito un moderno imprenditore. Ed è a lui che noi desideriamo offrire questa pergamena. Bene, signori, se permettete vi condurrò a visitare la fabbrica. Prego, eccellenza. D'accordo. Donna Francesca, cara. Grazie. Grazie, cara, grazie. Auguri. Come stai? Grazie, grazie. Prego, eccellenza, da questa parte, venga. Anche lei, signor sindaco, venga, venga. Eccoci qui. Ecco, questo è il corridoio che porta al Francesco. Sì? Pronto, amore, sono io. Presto saremo insieme per tutta la vita. Lo sai, non dovrei fare altro che venire qui. Una trovata sensazionale, te lo assicuro. Ti avvertirò io, stai tranquillo. Stefano, piccolo imbecille.
Mi senti? Impiccati. Il nuovo complesso sarà in grado di assorbire un grande contingente di manodopera. Posso garantire circa 500 nuove unità. Grazie a lei, qui la disoccupazione. Grazie a Dio, grazie a Dio. E adesso vi mostrerò la nuova vendita. Ah, ti mi è costato un occhio. Va bene, io verrai. Quanto sei buona. Marco, Marco! Aspetta, Marco. Che c'è? Posso venire con te? Monta su. Grazie. Dove andiamo? Perché ha importanza? No. Sariva. Fräulein Amy DeMarchi, al telefono bitte. Fräulein Amy DeMarchi, al telefono bitte. Fräulein Amy, al telefono bitte. Vostro fratello al telefono. Eccomi, arrivo, arrivo. Interurbana bitte. Bambini, mi raccomando, state buoni. Torno subito. Jawohl, signora maestra. Jawohl, signora maestra. Generale, falli sedere sull'erba e che stiano buoni, intesi? Jawohl, signora maestra. Generale? Jawohl, signora maestra. Bravi, allora in gamba, bambini. Achtung! Fianco destro! In fila per quattro avanti, march! Ein, zwei, ein, zwei! Eccomi, arrivo! Prego. Uffa, Carlo, che strazio, che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi che mi importi delle tue fabbrichette? Io da qui non mi muovo. Di lasciarmi un posto incantevole. E poi che cosa credi che io non l'abbia capito che tu mi hai mandato via per togliermi dalle scatole? Beh, non me ne fotte proprio. Sei rimasto buggerato e ti sta bene. Io qui sto favolosamente. Ho incontrato delle personcine così carine. Ma così carine che levati. Ora ti saluto perché ho tanto da fare e non mi straziare più l'anima. Herr Commendator, essere lì? Non preoccupare più per vostra sorella. Beh, sono stati buoni? Tutti meno affocati, signora maestra. Lui soffertiva. Perché? Che cosa ha fatto? Nei, niente, signora maestra. Avere detto solo mi scappa pipì. E allora che c'è di strano? È una scusa, signora maestra. Lui ha fatto ieri, oggi non tocca a lui. Oh! Non è vero, è stato architetto, oggi tocca a me. Falso! È vero! Falso! È vero! Falso! È vero, è vero, è vero! È vero, è vero! Avvocato, ragione è vero! Aveva ragione, generale! Già detto che il generale aveva ragione! Bambini, buoni! Avvocato ha ragione, ti dico! Avvocati hanno sempre ragione, non capito tu? Basta, bambini! Silenzio! Vostra sorella essere in buone mani. Nostro grande professore von Kluger ha inventato metodo molto moderno, ya. Bambini? Mi promettete che sarete buoni? Ya, signora maestra! Allora oggi voglio farvi un bel regalo. Che regalo, signora maestra? Vi porto tutti a fare la pipì. Siete contenti? Evviva, signora maestra! Sulla vetta la mattina, noi facciamo la pisciatina. Viva, viva la pipì, la facciamo le notte in giro. Signora maestra, lei fa pure pipì? Sì, sì, no, 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 non posso, non ho le mutandine. Tu, signora maestra, fa pipì? Sì, 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 va bene, ma non guardate, eh? Sì, 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 sì.
pipì. Tutti ospiti di nostra villa Charme devono fare assolutamente quello che vogliono. Questo essere grande segreto scientifico del nostro grande professore von Kluger. Ja, essere grande scienziato wunderbar. Acchiappatemi! Giro, giro, tondo, la facciamo tutti in tondo, la facciamo per le scale, alla faccia di chi temo male. E viva la maestrina che ha fatto la bisciatina. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'acqua, per favore. Eh? Che? Ah, la bomba, scusi, abbia pazienza, caro. Ciao, caro. Ma, ciao, cara. Non ti muovere, aspettami. Buon lavoro, giovanotto, buon lavoro.